un giorno Fano diventerà capitale internazionale dell'olio extravergine di oliva. Sabato 10 luglio, infatti, alla Pinacoteca San Domenico, dalle 16.30, ci sarà il Gran Galà dell'Olio Fano Extra, l'oro d'Italia e del Mediterraneo 2021, tra i più importanti eventi internazionali di settore dedicati all'olio e ai suoi interpreti principali, ovvero olivicoltori e frantoiani. Il programma è stato illustrato in conferenza stampa. Oggi torniamo a parlare di olio perché c'è un evento molto importante nel nostro territorio che va a premiare tantissimi produttori, che torna quest'anno finalmente in presenza. Continuiamo a ricordare quant'è importante questa materia prima. Materia prima è importantissima nell'alimentazione umana. Quest'anno è importante anche il ritorno in presenza della premiazione. Noi avremmo sperato di fare un evento di almeno 2 giorni ricco di iniziative e invece ci siamo dovuti limitare alla sola cerimonia di premiazione, che va appunto a riconoscere il lavoro fatto da 350 produttori che nel complesso hanno presentato oltre 650 oli. Questo ci riempie di gioia perché il numero degli oli presentati nei concorsi è maggiore rispetto a tutte le altre edizioni fin qui svolte, e lo prendiamo ovviamente anche noi come un segnale positivo per la speranza di ripresa futura. Non solo, in questo contesto siamo anche lieti di poter evidenziare che la produzione degli oli marchigiani, pur quantitativamente esigua, ha raggiunto livelli qualitativi tali da farla porre alla pari con le migliori produzioni d'Italia e del mondo. Il 10 luglio sarà una giornata importante, finalmente un ritorno in presenza per un appuntamento che è ormai caro a tanti marchigiani. Ricordiamo appunto che cosa ci sarà, quale sarà il programma di questo appuntamento. All'interno di queste 3 ore di incontri, di questa manifestazione, ci sono tante iniziative, compresa la premiazione del nostro premio Antonio Ricci, che è giunto alla 4ª edizione, e prima edizione del premio Ettore Franca, il nostro presidente per sempre, che abbiamo perso quest'anno in occasione del Covid. Per cui diciamo un onore per noi e una grossa soddisfazione fare realizzare anche questi premi al pari di tutte le premiazioni ai produttori, compreso la consegna dell'olio della solidarietà, la consegna dell'olio alla mensa di Opera Padre Pio e l'olio dell'ambasciatore che daremo a nome di tutti i produttori alle autorità che interverranno. L'iniziativa che abbiamo inserito quest'anno è una cosa, diciamo, simpatica, è dedicata al gelato, perché riteniamo che anche nel gelato, come in tutti gli alimenti, l'olio possa essere utilizzato per la loro preparazione. Ma questo è un primo passo, perché vorremmo arrivare a fare iniziative legate all'utilizzo dell'olio nella gastronomia in genere, come stiamo realizzando, ma anche nella pasticceria, nella gelateria, e quest'anno partiamo con il gelato extra, che si chiamerà gelato extra, che sarà preparato con l'olio extravergine di oliva, che noi abbiamo consigliato alcune varietà, in questo caso parliamo di varietà marchigiane, la Mignola, l'Ascolana Tenera e la Raggiola.